bene. Bravo Luca, quello che manca, bravo. Vai, 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 Pippo. Ciao Giovanni. Allora, siamo con Enrico Frigeri, allenatore San Michelese. Hai fatto giocare tanti giovani oggi, mister, però insomma in campo la differenza l'ha fatta l'emotivazione, un Carpiniti che si doveva salvare. Insomma, voi avete fatto la vostra partita, però insomma le motivazioni erano completamente diverse. Sì, abbiamo fatto giocare molti giovani come nelle ultime partite, perché dobbiamo abbiamo già iniziato a lavorare per la prossima stagione, sempre per l'obbligo dei giovani e per cercare di far crescere i giovani del nostro settore giovanile. E quindi insomma, ci sembrava giusto dargli spazio per fargli fare un po' di esperienza e anche per valutarli per la prossima stagione. Per Francesco Pivetti, allenatore del Carpiniti, i dati parlano chiaro, Pivo. Da quando sei arrivato tu, la squadra era ultima in classifica, 5 punti dalla penultima, 29 punti in 16 partite. Direi che parlare di miracolo, insomma, è opportuno in questo caso, no? Diciamo che un ottimo risultato sportivo, diciamo che siamo contentissimi, ce lo siamo meritato sul campo, vincendo tutte le ultime partite, scontri diretti e anche col Carpaneto. Diciamo che per noi è stata una gioia veramente incredibile e un grande complimento ai ragazzi che si sono veramente messi a disposizione dell'allenatore quando è arrivato, alla società, tutto lo staff tecnico che veramente sono stati eccezionali nei miei confronti, e poi alla fine sono venuti fuori i veri valori di questa squadra, perché questa è una squadra che ha dei grossi valori tecnici al di là del mio operato. Ecco, la svolta della stagione, quando hai capito che questo Carpiniti si poteva salvare direttamente senza passare attraverso i play-out, quando l'hai capito, quando lo hai mezzo intuito? Quello di salvare il Carpiniti con i play-out ci ho sempre creduto, quello di salvarmi direttamente, sono sincero, era un sogno che cullavo, ma era proprio una cosa quasi impossibile. Poi man mano, soprattutto negli ultimi 2 mesi, la squadra è cresciuta tantissimo,
Poi la vittoria di Colorno che ci ha girato anche un pochino bene, allora veramente dopo ci abbiamo creduto veramente. Ecco, so che tu non ne vuoi parlare, però è vero che parliamo del futuro, perché insomma Carpinetti ti ha dato tanto, tu hai dato tanto a Carpinetti, quindi il prossimo anno quali sarebbero le tue intenzioni? Ma guarda, io non è che ne voglio. Ciao Mario, non è che non voglia parlare del futuro, io sinceramente mi sono concentrato solamente su questa partita. Adesso è finita da 10 minuti, stare a parlare di cosa farò non lo so. Io non ho parlato con la società, non ho nessuna richiesta, quindi su quello è una cosa normale per me, però penso che farò ancora calcio e da qualche parte lo farò, spero anche qua a Carpinetti. Grazie Piero. Allora siamo con il capitano del Carpinetti, Daniele Orlandini, detto Billo. È grande giornata, no? Cioè, nessuno avrebbe pensato che Carpinetti si sarebbe salvato direttamente nella situazione come eravate messi. Era assolutamente impensabile fino a un mese fa. Poi dopo siamo stati bravi, siamo sicuramente stati fortunati, però nelle ultime 5 giornate abbiamo raccolto quello che avevamo seminato prima e che non eravamo riusciti per un motivo o per l'altro a portare a casa. E siamo cresciuti tanto nel giorno di ritorno. Sinceramente bisogna dire grazie al pivo, perché comunque è stato lui quello che ha cambiato l'inerzia dell'annata, dunque grazie pivo. E adesso niente, si festeggia, perché questo per noi è una cosa molto molto importante. Ecco, anche te chiedo, quando avete capito che ce lo potevate fare, quando è stato il momento in cui avete capito che probabilmente era cambiato qualcosa? Guarda, ti dico, il momento chiave della stagione secondo me è stata la sconfitta di Salsomaggiore, perché avevamo perso una partita, immediatamente avevamo perso Daniele Barozzi per squalifica, lì abbiamo detto non ce lo meritiamo, ma ormai il discorso salvezza diretta è finita, e invece magari da quel momento ci siamo liberati un po', e poi abbiamo fatto la grande impresa col Carpaneto, poi abbiamo vinto le ultime 5 partite, dunque poi dopo tutto è andato in discesa, in quel momento la squadra era in grande condizione, però il momento cruciale è stato quello, perché lì probabilmente abbiamo mollato un attimo la pressione e abbiamo detto niente, giochiamo tutto quello che abbiamo alle ultime giornate, poi vedrete che qualcosa succede. La gente come noi, 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 la gente come noi,